niente, sarà troppo bello per la mia piccola Adelaide, la figlia del sindaco. Nonché l'uomo più ricco e più importante. Ma, beh, anche questo è vero. Eh? Buonasera a voi, signor sindaco. Adelaide. Ma, pastore, vi do una mano. Oh, grazie. Non so come mai, ma ogni anno mi sembra sempre più pesante. La scena della Natività è importantissima per la celebrazione del Natale e dobbiamo tutti contribuire, anche il sindaco. Dai, papà, andiamo! Sì, certo, mia cara. Scusate, pastore, è tutto quello che posso fare, ma un appuntamento con la mia figlia preferita. Sono la tua unica figlia, papà! Sì, già, è vero. Volete il giornale, signor sindaco? È un'edizione straordinaria. Mancano solo 2 giorni a Natale. Oh, grazie, Brigitta. Le notizie di Natale sono sempre buone notizie. Ma ottieni il resto. Oh, grazie, signor sindaco. Voi siete entrato nello spirito natalizio. Credo di sì, Brigitta. Credo di sì. E dai, andiamo, papà! Sì, certo, cara. Andiamo. Buonasera, Carla. Hai bisogno di una mano? Grazie, Brigitta. Molto gentile. Il villaggio è meraviglioso. Quest'anno tutti hanno messo le decorazioni. Certo, tutti tranne. Ah, sì, quel povero Alzo. Ogni anno è sempre la stessa cosa. Buonasera, Hans. Il Natale sta arrivando, te ne sei accorto? Prima arriva, prima sarà finito e così dimenticato. Santo cielo, Hans, non capisco perché odi tanto il Natale. E io invece non capisco perché ti piaccia tanto. Quindi siamo alla pari. A me piace tutto del Natale. Le candele dell'avvento, i dolci delle feste, le celebrazioni in chiesa. L'allegria che c'è nel villaggio. Mi piace persino comprare i regali per la famiglia. Quest'anno comprerò a mia moglie un bel cappotto caldo. E mia figlia ha una lista lunga 1 chilometro. Beh, io invece non ho famiglia. E allora? Ma tu non hai proprio niente di meglio da fare che startene qui a inzupparmi il pavimento? Ah, non c'è bisogno di essere maleducati, Hans. Ho capito l'antifona. Era quasi ora. D'accordo, me ne vado, me ne vado. E tu che cosa vuoi? Anche tu stai facendo una colletta per Natale? Senti, lascia perdere, Aldo. Il Natale è solo un'altra scusa per la propria avidità e io non voglio averci nulla a che fare. Chi è? Chi va là? Vuoi un giornale, Hans? Me ne è rimasto uno. Ma non vedi che ho del lavoro da sbrigare? Non ho certo tempo da perdere per leggere il giornale, io. Il pasticciere ha delle meravigliose torte natalizie. Dovresti comprarne una da offrire ai tuoi ospiti. Brigitta, sai benissimo che nessuno viene mai a trovarmi. Né adesso, né tantomeno per Natale. Oh, ogni anno continuo a sperare che le cose cambino per te, Hans. Ti auguro comunque di passare un buon Natale. Che ne sai tu? Sei solo uno stupido volatile. Che c'è adesso? Che cosa vuoi? Ah, e questo è il modo di salutare il tuo sindaco, calzolaio? Perdonatemi, vostro onore, credevo che fosse quella vecchia. Che cosa? Cioè, non volevo dire che sembrate una vecchia, ecco, no, non siete certo vecchio. Beh, lasciamo perdere. Siamo qui per una faccenda molto importante. Al vostro servizio, signor sindaco. Sto cercando uno splendido regalo di Natale per la mia cara Adelaide. Non credo proprio che qui troveremo il mio regalo, papà. Ma dobbiamo vagliare tutte le possibilità. Mostraci le tue scarpe più belle, calzolaio. Mi dispiace, deve scusarmi, signor sindaco, ma è da molto tempo che non faccio un paio di scarpe nuove. Ecco, il mio lavoro è riparare le scarpe vecchie. Andiamocene, papà, qui perdiamo solo del tempo.
Hai visto, vecchio mio? Ho perso una vendita. Hai ragione, Aldo. Avrei dovuto proporgli di fare un paio di scarpe per sua figlia con quella bella pelle rossa che ho messo da parte. Ma ormai è troppo tardi e il sindaco se n'è andato, accidenti. Il sindaco è tornato. Signor sindaco, sono così lieto che siate... Buonasera, Hans. Ah, sei soltanto tu, Gretchen. Sì, sono solo io. Ma oggi ho del lavoro per te. E queste? Che cosa sono? È da non credere, Hans. Qualcuno ha buttato via questo paio di scarpe ancora buone. Sono buone per la spazzatura. Ah, non c'è niente da fare. Oh, speravo tanto che con le tue mani magiche potessi ripararle e adattarle per la mia nipotina Elsa. Saranno il suo regalo di Natale. Ci vorrebbe un miracolo per aggiustare queste scarpacce. Ma posso pagarti, sai? Pagarmi? E con che cosa, di grazia, Gretchen? È la migliore fascina che ho raccolto. Volevo conservarla per Elsa e per me, ma vorrei che la prendessi tu. Con i rami secchi non si compra il pane, lo sai. Per favore, Hans. Lo so che una fascina non può ripagare il tuo duro lavoro, ma è tutto quello che ho. Elsa ha bisogno di un paio di scarpe. È il suo regalo di Natale. Speravo di poter fare appello al tuo spirito natalizio. Spirito natalizio? Io parlerei piuttosto di avidità. Tutti pensano solo ai regali di Natale, ma a me nessuno ha mai fatto un regalo. E soprattutto non a Natale. Hans, mi meraviglio di te. Il Natale non significa soltanto regali. A me pare proprio di sì. I regali sono solo il simbolo del grande dono che Dio ci ha fatto. Lo vedi? Ancora doni. Ma Hans, Dio ci ha donato suo figlio, Gesù Cristo, nato a Betlemme, per essere il salvatore del mondo. Non è un buon motivo per festeggiare? Insomma, sì, però... Beh, allora, buonanotte, Hans. Hans? Hans? Eh? E tu chi sei? Che cosa vuoi? Non aver paura, porto buone notizie. Non è possibile. Ma come, insomma, tu sei davvero un... Hans, quest'anno devi rallegrarti dell'arrivo del Natale. No, anche tu. Deve essere un incubo. Perché per Natale riceverai un dono molto speciale. Nessuno è tanto stupido da comprarmi un regalo. Odio i regali. Questo dono sarà più bello di qualsiasi altro, perché sarà un dono di Dio. Ha detto un dono di Dio a me? Buongiorno, Frederick. Giornali! Buongiorno, Brigitta. Ho assolutamente bisogno di un tuo consiglio. Devo trovare un regalo per una persona molto, molto speciale. Beh, che ne dici del libraio proprio qui di fronte? Grazie, Brigitta. Un'ottima idea. Buongiorno, Hans. Che piacere vederti qui. Cosa posso fare per te? Vorrei il più bel regalo di Natale che c'è nel tuo negozio. Che ne dici di questo dipinto? È un pezzo unico, sai? No. È bello, ma io voglio soltanto il meglio. Questa scultura è perfetta, sembra vera. Non è così? No, mi sembra di averla già vista da qualche parte, ecco. Non hai qualcosa di diverso, di squisito, di entusiasmante e speciale? Vieni, Hans, ho proprio quel che ci vuole. Ma questa è solo una scatola. Tu credi? Guarda un po'.
È magnifico. Papà, guarda! Oh, signor sindaco Adelaide, che piacere vedervi. Gustav, che cos'è? È un... Sarà il mio regalo, papà. Sì, mi piace, voglio quel carillon. No, no, aspettate, voglio comprarlo io. Tieni, Gustav, puoi prendere tutto il mio denaro. Gustav, io offrirò sempre e comunque di più. Ma... Oh, scusa, Hans. Grazie, papà. Ma che ne dici di un altro carillon, Hans? Questo è bello. Ah, tu non capisci, Gustav. Deve essere assolutamente il meglio. Continuerò a cercare. Oh, vi prego, lasciate che vi aiuti. Gretchen, a te piace offrire doni per Natale, giusto? Certo, se lo fai con il giusto spirito. E che cosa regaleresti a una persona molto speciale? Oh, dipende dalla persona, Hans. Beh, ecco, è per nostro signore. Che cosa regaleresti a Dio per Natale? Gli regalerei quel che gli regalo ogni giorno. I miei peccati da perdonare. Le mie debolezze perché mi dia forza e il mio dolore perché mi dia gioia. Beh, ecco, non è esattamente quello che avevo in mente io, Gretchen. Beh, pensaci, Hans. Guarda bene nel tuo cuore. Solo così saprai cosa fare. Ho trovato. Grazie, Gretchen. Grazie, Elsa. Siete la mia salvezza. A proposito, buon Natale! Alto, amico mio! Speravo che oggi venissi a trovarmi. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Hai ragione, Aldo. Era da troppo tempo che non cantavo un canto di Natale. Ti dirò un segreto. Mi sono dimenticato qualche parola. Ma a Natale, che importanza ha? L'importante è cantare. Dai un'occhiata, amico mio. È la più bella pelle di tutto il paese. Sono anni che la tengo da parte per un'occasione molto speciale. Lo so, è piccola, ma è morbidissima. Farò qualcosa di meraviglioso. Chiodi d'argento, fatti a mano da mio padre. E guarda queste campanelle. Sono del mio primo albero di Natale. Mi davano tanta allegria. Devo fare un regalo, Aldo. Un regalo di Natale. Lo so quello che pensi, ma qualcuno mi ha detto che quest'anno riceverò un dono molto speciale e io devo avere qualcosa di altrettanto speciale per ricambiare. Oh, little town of Bethlehem, how sweet the Lord. Guardate, chissà cosa starà facendo Hans. Dicono che stia preparando un dono per un re. Oh, cielo, un re! Aldo, ho quasi terminato. Sei così impaziente. Ecco, sono pronti. Sono anche meglio di quello che speravo. Voglio che tutti vedano il mio bellissimo dono. Stivali rossi per Natale. Fate passare! Fate passare il sindaco! Fate largo! Fate largo, ho detto! Oh, cielo! Sono gli stivali più belli che abbia mai visto! Ecco il mio regalo, papà! Ecco cosa voglio per Natale! Gli stivali rossi! Sì, certo, mia cara! Allora li avrai! Calzolaio! Che cosa posso fare per voi in questa splendida vigilia? No, oh, sei un vecchio volpone, calzolaio. È proprio la vigilia di Natale. Non capisco cosa voglia dire, signor sindaco. Ma da molto tempo che non faccio un paio di scarpe, signor sindaco. Lo sapevi che non avrei potuto trovare un regalo altrettanto bello in tutta la città. Così hai aspettato fino alla vigilia di Natale per far salire il prezzo. Allora, quanto costano? Mi dispiace, signor sindaco, ma questi stivali non sono in vendita. Sono un regalo. Papà! Ma certo che sono un regalo per la mia Adelaide. Avanti, allora, dimmi il prezzo, forza. No,
Ho appena detto che non sono in vendita a nessun prezzo. Beh, è ora di andare. Ho lasciato la pentola sul fuoco. Sì. Arrivederci a giusto, tutti. Si è fatto tardi. Non finisce qui, calzolaio. Intendo avere quegli stivali e li avrò. Non potevo dargli quegli stivali, Aldo, lo capisci? Sono il mio regalo per il signore. Non ancora, Aldo. Questi dolci sono per il mio ospite speciale. Devo fare del mio meglio. Non penso che il nostro ospite si arrabbierà se mangi un dolcetto. Tu che ne dici? Arriverà molto presto, finalmente. È la vigilia di Natale ed è tutto pronto. È giunta l'ora. Ah, sei soltanto tu, Frederick. Anch'io sono lieto di vederti, Hans. Ti ho portato un regalo di Natale. Francobolli, carini, ti ringrazio. Buon Natale, Hans. Sarai congelato. Su, vieni a scaldarti vicino al fuoco. Sai, sono stato un po' sgarbato con te l'altro giorno, ma non volevo. Oh, santo cielo, sei entrato nello spirito natalizio. Ecco, veramente sto aspettando qualcuno. Ti ho portato un regalo, Hans. Il giornale di domani, così non dovrai riuscire a comprarlo con questo freddo. Oh, che gentile. Grazie. Oh, ecco da dove veniva quel profumino. La cena della vigilia. L'ho preparata con le mie mani. Forza, vieni dentro. Accomodati, Brigitta. Sei mia ospite. Tranquillizzati, Aldo. Ce n'è per tutti. Ma tu non vieni, Hans? Adesso vengo. È ancora presto. Il mio ospite dovrebbe arrivare fra poco. Un ospite? Che stai aspettando? Eccolo. Non andatevene. Resterete senza parole. Salve! Hans, buon Natale. Ti ho portato un regalo, uno dei miei calendari natalizi. Oh, grazie, signor sindaco, ma non dovevate disturbarvi. E a proposito di oggi, ecco, io... Ecco, è solo che... No, non mi devi spiegazioni, Hans. Lo so che la mia Adelaide è una gran viziata, ma che cosa posso farci? È la mia unica figlia. Posso invitarvi a festeggiare con noi, signor sindaco? Oh, grazie, Hans. Non rifiuto mai un invito a cena. Non ti unisci a noi, Hans? Qualcuno deve rendere grazie e questa è casa tua. Quando ero bambino, cantavamo uno speciale canto di ringraziamento. From heaven above to earth I come to bring good news to everyone. Glad tidings of great joy I bring to all the world and gladly sing. To you this night is born a child, a Mary chosen virgin mild. This newborn child of lowly birth shall be the joy of all the earth. Grazie per la splendida cena, Hans. È da molto tempo che non mangiavo così bene. Non avrei potuto cucinare dopo una giornata tanto faticosa. Ti ringrazio di cuore. È stato un piacere, ma ora devo scappare. Non voglio far tardi alla messa di mezzanotte. Mi ha fatto molto piacere la vostra compagnia. Ah no, Aldo, mi sono perso il mio dono speciale. Ma è stata comunque una bella serata. Ah, vai via, Aldo. Ah, sei di nuovo tu.
Sei venuto a raccontarmi altre storie? Non ho ricevuto il regalo che mi avevi promesso. Era tutto pronto. Le decorazioni, un bel fuoco, ho cucinato un'oca e poi ho fatto anche questi bellissimi stivali rossi. Lascia che ti aiuti a capire, Hans. Scambiarsi doni per Natale è una bella usanza, come hai imparato dai tuoi amici. Ma il vero messaggio del Natale è il dono che Dio ci ha fatto di suo figlio, nato a Betlemme. Per voi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è il Signore Gesù. Sì, sì, il Salvatore, che è il Signore Gesù. Adesso ho capito. È questo il vero dono. Oh, Elsa, piccola mia. Immaginavo che fossero gli stivali rossi. Papà, dove sta andando con i miei stivali? Pazzi, Adelaide! Tieni, piccola, il mio regalo di Natale. Per me? Aldo, ho appena ricevuto un dono di Natale talmente bello da Dio che questo è il meno che possa fare. Che tu sia benedetto, Hans. Grazie, buon Natale. Ma papà! Questo è lo spirito del Natale, Adelaide. Ci scambiamo tutti dei doni perché Dio ci ha fatto il dono più grande. Auguri, buon Natale! Oh. Oh. Oggi per voi, nella città di Davide, è nato il Salvatore, il Signore Gesù.